questo da qua, porto qua, ok? Da qua, questo, chiaro? È il modo più economico e più sicuro per portare il kettlebell qua, perché poi da qua posso fare il press, posso fare push press, posso fare il push jerk, posso fare lo snatch, okay? Posso fare tante altre cose. Facciamo prima lo swing, perché tutto parte dallo swing, non è questo lo swing. Allora, facciamo una cosa veloce. Immaginate un triangolo in cui ai vertici della base ci sono i vostri piedi, all'apice del triangolo c'è il kettlebell, ok? Quindi il kettlebell è un po' lontano da voi, non è sotto di voi. Guardate cosa succede. Da questa posizione afferro il kettlebell, ok? Tengo la schiena dritta, staccherò il kettlebell, non fate niente, guardatemi e basta. Stacco il kettlebell, lo spingo dietro tra le gambe e poi con un colpo d'anca lo riporto, io mi rialzo in piedi e il kettlebell vola in avanti. Cioè accade questo. E poi continuo, ok? Basta farlo arrivare all'altezza del petto. Il lavoro viene fatto dalle anche, non sto tirando di braccia, le braccia non fanno nessuna fatica, servono solo a tenere il kettlebell. Il braccio serve solo perché c'è attaccata la mano che tiene il kettlebell, non serve ad altro.